14 giugno 1996. Muore a Vittoria, Ragusa, lo scrittore Gesualdo Bufalino. Insegnante di liceo per gran parte della sua vita, Bufalino si rivela al grande pubblico solo all'età di 61 anni, con la pubblicazione nel 1981 del romanzo Diceria dell'Untore. A incoraggiare Bufalino a pubblicarlo sono Leonardo Sciascia ed Elvira Sellerio, grandi amici ed estimatori. Nello stesso anno l'opera vince il premio Campiello. Considerato maestro di uno stile letterario ricco e ricercato, Bufalino è un uomo di vasta cultura. La sua biblioteca è ora raccolta in una fondazione che porta il suo nome. Grande amante del cinema, Bufalino lo considera non solo un grande mezzo di comunicazione, ma anche un universo immaginario, una fonte inesauribile di sollecitazione.